La bicicletta è vista soprattutto come un accessorio per fare sport o svagarsi, ma in realtà ha tutti i numeri per essere un mezzo di trasporto e un volano ecologico dell'economia. La bicicletta ci ha consentito nel corso dei mesi di riprendere lentamente alcune attività che abbiamo chiaramente dovuto interrompere. Queste attività prevedono una filiera, diciamo, economica molto, molto vasta, perché partono dai noleggi bici alle attività di guida, ma quindi anche una manutenzione e una filiera che riguarda anche l'elettrico, perché si sta sviluppando e molto anche l'affitto e la richiesta di biciclette a pedalata assistita. Qui siamo vicino al litorale romano, dove c'erano diverse piste ciclabili che sono però nel corso del tempo lasciate andare al degrado più totale, all'abbandono. Da diversi anni non viene fatto alcun tipo di manutenzione. Roma allo stato attuale non ha ancora le infrastrutture che servono per spostarsi bene, agevolmente e in sicurezza. Ci sono stati degli grossi miglioramenti, secondo me, che ho notato, però allo stato attuale siamo ancora lontani da una situazione in cui un ciclista a pari dignità di qualsiasi altro cittadino che si sposta con altri mezzi. Il ciclista è in questo momento la parte debole e avrebbe bisogno di una maggiore legittimazione. Sono frequenti gli episodi di cronaca in cui il ciclista viene in qualche modo danneggiato dall'automobilista da comportamenti oltre che scorretti, ma anche illeciti, nel non rispetto del codice della strada. Oggi parte il Giro d'Italia, che è un'occasione importantissima per l'immagine e il valore della bicicletta. E la bicicletta ci consente ogni giorno di fare un piccolo Giro d'Italia, e la bicicletta, con la sua lentezza, è veramente la chiave di volta per fermarsi e ammirare la bellezza e la meraviglia che abbiamo attorno.